ipocondria. Dice che le vengono molti rash e ha la febbre. Sembrerebbe autoimmune. Lupus eritematoso sistemico. Congratulazioni! Riesce a pensare come un internista semicompetente. Kaufman sta iniziando il prednisone. Ma i problemi al cuore c'erano prima. Endocardite. Senza soffi. Di solito vengono dopo. All'eco le valvole erano intatte. Al di sotto del potere di risoluzione. Il prednisone le inibirà il sistema immunitario. Può ucciderla. Devi dire a Kaufman che è endocardite. Nell'intercettazione il tecnico radiologo ha fatto la stessa obiezione, ma non l'ha convinto. Pensi che io abbia maggiori chance? E che facciamo? Le scambiamo i farmaci. Mettiamo una soluzione di antibiotici ad ampio spettro in una sacca di flebo con scritto prednisone. Kaufman non sta lì tutto il giorno. Dia Darlene che sei della farmacia e le scambi. Ma è una follia. È troppo complicato. Scambiare la flebo? Se non si sa cosa prende, il rischio di reazione ai farmaci... Quale rischio? Sappiamo come la cura. Abbiamo le microspie. Non è questo il punto. Parliamo di violazioni etiche e legali che dovrebbero far vomitare perfino te. Sta morendo! Dobbiamo andare in galera per salvarla? Tu stai perdendo il controllo perché è la madre della tua donna. Lo dirai alla Caddy? No. Mi ha detto di tenerla fuori e fare quello che dovevo. So che quello che sto proponendo è totalmente pazzesco, ma è perché la situazione è totalmente pazzesca. Fatelo o siete licenziati. Se restiamo uniti non può licenziare tutti e tre. Dammi un ricettario. Perché lo fai? Perché credo che sia endocardite e che il prednisone la ucciderà. E ho dimenticato il mio ricettario.